svelti! Se no, quelli mangiano la foglia! Forza, forza! Dai! Ah, io non ci capisco più niente. Certe sere la gente fa botte per entrare e certe sere c'è il deserto. Non sai più cosa ti devi augurare. Se non viene nessuno, non si vede una lira. E quando c'è il pienone ti fanno a pezzi il locale. Lei non ci crederà, ma da quando ha aperto questo posto ho dovuto ricomperare tutto 4 volte. E meno male che si è salvata la cosa più importante, la specchiera. Rotto lo specchio? Buonanotte al secchio! Ehi, hey, braccio di ferro, dove sono i tuoi? Beh, mia madre è in California e mio padre Dio solo lo sa. Sei proprio un gran mattacchione. Che cos'hai? Prima vieni a cercarmi e poi fai marcia indietro. Sei il solito vigliacco, Bulldozer. Dunque, primo, io non t'ho cercato. Secondo, non mi tiro indietro. E terzo, le frittate con lo zucchero non mi sono mai piaciute. Shampoo e l'uovo per il sergente. È qui che i maestri della cartapesta del Carnevale di Viareggio realizzano le loro opere d'arte, ma non soltanto i carri che poi sfilano durante il corso mascherato, si lavora anche per la vera e propria cultura. Con noi oggi c'è Fabrizio Galli, lo vediamo con delle fotografie di Bud Spencer e soprattutto lo vediamo al lavoro con la creta per realizzare che cosa? Realizzerò la statua di Bud Spencer nell'immagine, diciamo, ripresa dal film, lo chiamavano Bulldozer, quando lui, vestito da capitano lupo di mare, impartisce la prima lezione, diciamo, ai ragazzi che dovranno fare questa gara con gli americani, no? Di football americano. E quindi la prima immagine è che di lui con queste mani in tasca, col vento che gli fa svolazzare i capelli, con questo sguardo fiero, insomma, da capitano. E da capitano c'ha anche il cappello. Sì, c'ha il suo berretto, insomma, marinaresco, quindi ci sono tutte queste similitudini tra Livorno ma Viareggio in sostanza. Senti, da chi è arrivata l'idea di realizzare una statua di Bud Spencer? Ma è una persona, si chiama Riccardo Mezzetti se non sbaglio, che organizza anche eventi legati a Bud Spencer e ad altri comici italiani, e così via mail mi chiese un preventivo per fare questa statua. Poi di lì ci siamo visti, abbiamo cominciato a ragionarci sopra. Ti ricordi quando si girarono le scene davanti all'allora Santa Monica, il mitico vascello che era ormeggiato in porto a Viareggio? Ti ricordi appunto quando cominciarono a girare il film? Ma il film, ora io non, insomma, ero giovanotto, quindi non è che stavo molto dietro. Ti occupavi di altre cose allora? E, insomma, nel 78 mi ricordo che erano gli anni che andavo a suonare ai Rioni, insomma, avevamo il complessino. E comunque sì, era un periodo preciso in cui, insomma, si videro questi momenti di riprese lì al molo davanti a questo galeone, insomma, fantastico. Che... Andiamo per gradi, ora siamo alla costruzione in Creta, dopodiché? Ma diciamo che questa è la parte, diciamo, più importante e che quindi non ha neanche dei tempi precisi, perché essendo poi una statua ci vuole veramente tutto il suo tempo per poterle rendere al massimo. Poi siamo in contatto con la famiglia di Bud Spencer, con i figli di Bud Spencer, quindi diciamo che dovremo avere l'ok sul modello in argilla da parte loro, no? Dopodiché si passa tecnicamente a fare lo stampo e la realizzazione sarà in vetroresina, perché ovviamente deve stare all'esterno e diciamo a giugno, se tutto va bene, ci dovrebbe essere l'inaugurazione.
Io la vedo, anzi noi la vediamo perché ci troviamo qui nel tuo studio mentre stai operando, ma quali sono le dimensioni poi che avrà quest'opera d'arte? Ma questa è lui a grandezza naturale, sopra un piccolo piedistallo, quindi le sue misure sono 1,93 m, 1,92 m, 1,93 m, un peso che si aggira in quel momento del film intorno ai 125 kg e con un bel piedone, insomma, ecco, queste sono un po' le dimensioni. Ovviamente poi c'è anche una resa estetica che va valutata, se aumentare o meno alcune cose, insomma, c'è anche un po' la libertà artistica di interpretazione. Non è la prima volta che fai delle opere d'arte al di fuori del Carnevale di Viareggio, l'hai fatta anche per altre manifestazioni o in altri paesi. È gratificante sentirsi chiamare per fare un'opera di questo tipo? Ma quello senz'altro, perché prima di tutto se ti chiamano a fare qualcosa che ti piace veramente, quindi un personaggio del genere che insomma ha fatto parte del tuo vissuto, è veramente strano, insomma, no? Che poi questa strada si incrocia e tocca a te fare la prima statua a Bud Spencer in Italia, perché non c'è, no? E quindi questo tipo di commissioni comunque ci stimolano anche in maniera positiva e ci fanno fare cose differenti da quelle usuali e sicuramente aiutano poi in una crescita artistica del proprio lavoro. Dove pensi che verrà collocata poi una volta terminata? Ma no, è già stabilito, va all'Ardenza, a Livorno, quindi la zona degli impianti sportivi di Livorno, Va vicino al mare, con le spalle al mare, in modo che poi le persone che si vorranno fotografare con lui avranno come sfondo il mare di Livorno. Qualche aneddoto di Bud Spencer? Immagino che avrai fatto delle ricerche per trovare quanto più espressioni possibili da poi mettere anche in Creta. Ma niente, aneddoti, che ora sto vedendo molti film di Bud Spencer, fra l'altro su Rete 4 ne stanno dando parecchi, insomma, e quindi cerco di immagazzinare più possibile il fisico, il volto, le espressioni, il carattere che in qualche modo bisogna cercare di trasmettere, questo sguardo un po' da furbetto, no? che ha sempre mostrato, quindi c'è questa ironia, è un personaggio veramente modesto, anche quando ho ascoltato le varie interviste che ha fatto con Pippo Baudo, dove lui dice che Terence Hill era un vero attore, mentre lui ha imparato, sì, poi con gli anni, c'è entrato per caso, no? Ha raccontato questa contrattazione economica, no? Perché lui doveva pagare delle cambiali e il regista non gli voleva dare quei soldi che lui chiedeva, lui ha rifiutato finché è stato chiamato e gli si è fatto dare quei soldi, quindi già dall'inizio, insomma, ha imposto il suo volere. In queste ricerche che stai facendo su Bud Spencer è venuto fuori che era un uomo violento? No, assolutamente non. Ho visto un'altra intervista dove questa intervista era basata tutta sul fatto che questi film erano violenti, erano gli anni che c'erano anche tutti i film di karate, no? Di quel momento lì. Lui diceva: vedete che la nostra è tutta una finzione, no? Non c'è mai il sangue, no? In tutte queste scazzottate, non c'è un naso rotto, non c'è. Quindi e poi ci sono cose molto molto comiche, insomma, esasperate, e insomma sembra quel fratellone buono che quando c'è bisogno viene, insomma, e ti leva dai problemi, insomma. Quindi che c'è due volte Viareggio in questa realizzazione: l'artista Fabrizio Galli, noto costruttore di carnevale di carri di prima categoria, e poi il fatto che hai scelto una sua rappresentazione relativa a un film girato a Viareggio. E certo, non potevo far altro che cercare di mettere insieme le due cose, insomma.
Viareggio c'è, una parte di Viareggio. Non so se riuscirò a farlo, ma a me piacerebbe, una volta che è pronta la statua, portarla dove c'era il Santa Monica e fare un piccolo così, un piccolo evento, insomma, una sbicchierata e poi portarla successivamente a Livorno. Quindi pensi di poter proporre anche all'amministrazione di Viareggio la realizzazione di un'opera da mettere nella zona del porto? Ma non so, quello dipende da loro. Io posso dire che da fuori mi hanno chiamato per fare questo lavoro, tutto qua. Soddisfatto di quello che sta uscendo fuori? Ma per ora, insomma, c'è sempre tanto da fare. E non sono lavori facili e quindi penso che ci vorrà parecchio tempo per arrivare a far sì che sia io soddisfatto, ma soprattutto che siano soddisfatti i suoi figli. E allora non ci resta che augurarti buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie, cercherò di accontentarli. Vedo che li fai sgobbare, eh? Stai facendo un buon lavoro. Complimenti, Bulldozer. Questi ragazzi hanno tutto da imparare da una vecchia volpe come te. È commovente la serietà che ci mettono nell'allenarsi. Meglio così. Sarà un incontro equilibrato, combattuto ad armi pari. Ecco, bravo. Cercate di evitare i colpi dispari. Ehi, un momento. Per chi ci hai preso? Questo sarà un incontro correttissimo. Il comandante ci tiene molto. Guarda che ti abbiamo portato. Paisa, che c'è dentro? Dai, apriamo. Forza, piano. Guarda, è arrivato a fatto la notte. Forza, scalza fatiche, diamo una mano a scaricare, ragazzi! Lealtà anche da parte vostra, però, eh? Io conto su di te perché, se tu volessi, i trucchi li conosci tutti. Non deludermi. Sono stato contento quando ho saputo che li allenavi tu, anche se questo mi rende tutto più difficile. Non potrò mai farne dei giocatori in 15 giorni. La cosa più importante per me è farli credere in se stessi e nello sport. Per questo ho accettato. Sarà una partita leale. Niente trucchi. Qua la mano, scimmione. Stai cominciando a piacermi. Dico davvero. Beh, è un brutto segno.